abbigliamento femminile. Io sono Sara e sono qui con voi oggi per parlarvi di queste calze che ho ricevuto tramite Amazon. Naturalmente sotto nell'info box troverete il link diretto al prodotto. Di che cosa si tratta? Andiamo a vederle. Allora, innanzitutto si tratta di una calza 15 denari, made in Italy, arrivata perfettamente impacchettata. Il suo cartoncino è perfettamente integro, fa proprio da busta e qui abbiamo un'ulteriore protezione delle calze. Di che cosa si tratta? Si tratta di calze autoreggenti. Di calze autoreggenti di colore blu, di colore appunto blu. Questa è la balsa e questa è la calza, una calza super super velata. Questa è nella taglia, vediamo, quinta, non mi vorrei sbagliare. La balsa, devo già dire, in partenza non mi piace perché è una balsa sottile, e questo veramente dipende dal gusto personale. Io amo le autoreggenti con le balze belle alte, le trovo anche più raffinate e più sexy, onestamente. Andiamo comunque a vedere l'abbinamento di queste calze. È un abito di pinco in pura seta dai diversi colori, ha anche del blu e del viola, al quale io sono andata ad abbinare queste magnifiche scarpe che ora vi farò vedere nel dettaglio, sempre se riesco, senza spaccarmi una gamba. Sono scarpe super super alte per andare a richiamare un pochino il tutto. Sicuramente mi piace moltissimo l'effetto di questo abito. Devo dire che la balsa, nonostante sia una balsa piccola, è una balsa che tiene molto, anche se a me tende ad andare un pochino giù, ma per una questione di taglia. Per me sarebbe stata sufficiente una taglia un filino più piccola, quindi una quarta. Devo dire che nel complesso però questo outfit mi piace tantissimo, e devo dire che è un outfit, ora tento di abbassare un pochino per farvi vedere meglio, guardate voi come appunto sta bene il tutto insieme. Ed eccoci qui per parlare di queste calze autoreggenti 15 denari in colore blu. Devo dire che il blu è un blu che tende al nero, quindi non è uno di quei blu che sparano. Devo dire che l'indosso della calza è stato molto semplice, e devo altresì dire, rispetto a quello che avevo detto in fase iniziale, che pur essendo una calza con la balsa diciamo sottile, è una calza che tiene benissimo, ma tiene bene davvero. Mi piace tanto, 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 quindi io ve la straconsiglio. Ovviamente nell'info box troverete il link e vedrete le diverse varianti di colore. Guardate voi che meraviglia che sono queste calze. Poi soprattutto il fatto di indossarle con un abitino così corto e nel movimento di far vedere magari il pizzo della balsa, a me fa impazzire. In questo caso il pizzo, la balsa è un po' troppo corta. Fosse stata un po' più lunga, sarebbe stata un po' più alta, sarebbe stato super. Devo dire che però non ho riscontrato nessunissimo tipo di problema. Secondo outfit scelto per voi. In questo caso ho deciso di indossare un vestito in voile di seta di Massimo Rebecchi in questo colore verde
verde militare a cui ho abbinato una cintura, anche di questa troverete il link sotto nell'info box. Ho abbinato un paio di scarpe di Nina Buenos Aires che mi avete già visto indossare in altre recensioni, e questo è appunto l'effetto della calza. Devo dire che a me piace tanto, tanto, tanto. Questo è un outfit assolutissimamente da giorno, soprattutto è un outfit secondo me che si presta moltissimo all'autunno che sta per arrivare, perché la manica del vestito è una manica a tre quarti e devo dire che queste calze ci stanno appunto divinamente, come potete ben vedere. Vi lascio ancora a qualche immagine delle calze. Naturalmente la cintura io l'ho messa per andare a esaltare il punto vita, e perché è dello stesso identico colore delle scarpe. In questo caso anche la borsa è nella stessa nuance e siamo a posto. Velate 15 denari autoreggenti. Devo dire che la calza si è comportata benissimo, non si è spostata di un millimetro durante l'indosso, se non nel primo momento, perché io non l'avevo tirata su alla perfezione, e per una questione anche di taglia, perché aveva leggermente un po' grande. La punta la vedete, ha la cucitura in punta, la calza, ma assolutissimamente non dà nessun tipo di fastidio. Le trovo delle calze estremamente confortevoli. Devo dire che tra tutte le autoreggenti, e qui mi andrò a smentire perché all'inizio ero partita subito con una nota negativa, devo dire che stanno su alla perfezione. Quindi, nonostante abbiano una balza così sottile, stanno su, che è veramente un piacere, un piacere e una sicurezza indossarle. Mentre camminate non sentite assolutissimamente la calza scivolare, non sentite neanche la balza muoversi e andare giù, e soprattutto la balza non tende ad arricciarsi, ad arrotolarsi, cosa che io detesto nelle autoreggenti. Bene, detto questo, io spero di esservi stata utile. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!